E indubbiamente lo studio della lingua cinese è uno studio estremamente affascinante, ci apre una finestra su un mondo culturalmente sconfinato, di cui la lingua cinese è uno strumento essenziale per poterne interpretare i valori. Spesso e volentieri però c'è, da parte di chi si avvicina allo studio di questa cultura e di questa lingua, un atteggiamento abbastanza ingenuo, cioè si avvicina con l'idea di approcciare una lingua tutto sommato non dissimile dalle lingue europee o delle altre lingue del mondo con cui si può aver avuto un contatto a livello scolastico o per studi individuali. Viceversa, la lingua cinese è tutt'oggi una delle lingue che comporta delle sfide dal punto di vista dell'apprendimento tra le più alte del mondo. Perché? Alcuni perché sono assolutamente istintivi e comprensibili immediatamente, come il fatto che stiamo parlando dell'ultima e unica, dunque, lingua completamente ideografica rimasta nel pianeta. Anche la lingua giapponese, che pure si serve in gran parte di ideogrammi, ha una forma strutturale fondamentalmente semialfabetica per alcuni aspetti, che viceversa il cinese non ha. Quindi il primo dato che noi dobbiamo far nostro nell'approcciare lo studio di lingua cinese è che nella lingua cinese ogni parola, ogni singolo morfema è una storia assolutamente indipendente. Quindi non possiamo pensare che ci sia un alfabeto a cui fare riferimento per lo studio della lingua, non possiamo pensare di una volta conosciuti i fondamenti della fonologia cinese, poter parlare in cinese, assolutamente no. Dunque, la lingua cinese ci presenta dei problemi da un punto di vista grafico, da un punto di vista fonetico, ci comporta dei seri problemi e delle serie sfide da un punto di vista della sua struttura grammaticale e sintattica. La lingua cinese, innanzitutto, è una lingua cosiddetta isolante ed è una lingua analitica. Che cosa vuol dire? È una lingua, ad esempio, che non conosce in alcun modo la coniugazione verbale. Il che vuol dire che tutto ciò che comporta la coniugazione di un verbo rispetto al tempo e all'azione, in cinese segue delle regole completamente diverse. Il verbo o la forma predicativa è fondamentalmente invariabile e bisogna usare altre strutture grammaticali per poter creare le diverse fasi, i tempi dell'azione. E che elemento comune al gruppo delle lingue cosiddette sino-tibetane, sicuramente porta una ricaduta nell'approccio anche, ripeto, alla forma, alla struttura della frase della lingua cinese che è completamente differente da tutto quel che abbiamo imparato nello studio delle lingue neolatine come il francese, lo spagnolo o anche delle lingue anglosassone. Come l'inglese, appunto, o le lingue germaniche come il tedesco. È un approccio completamente diverso. E a tutta questa difficoltà, ovviamente, ripeto, va aggiunta questa difficoltà grafica di cui parlavamo un attimo fa. Che cosa vuol dire difficoltà grafica? Che nell'approcciare una singola parola, io non avrò a disposizione alcun elemento identificativo che possa essere deducibile da quel che vedo. Mi spiego con un esempio. Se io prendo il carattere uo, che è la prima persona singolare, io guardando questo elemento potrei avere di fronte semplicemente un aggregato illogico di tratti, di penna. Nulla nell'osservazione di questo grafema fa sì che io possa dedurre che si pronuncia in un determinato modo uo, e che ha un significato semantico che è io. Nulla, il che vuol dire che io nel imparare la prima persona singolare, il pronome io, devo mettere insieme, in una forma completamente mnemonica, tre elementi, come si scrive, come si pronuncia e che cosa vuol dire. E questi tre elementi sono tre elementi che congiuntamente devono essere assimilati nella mia memoria, non possono essere né imparati separatamente, non ha senso dire intanto impara che io si dice uo, poi imparerai come si scrive e a riconoscerlo, perché un altro drammatico
Un'altra drammatica caratteristica della lingua cinese è che cosa? Che è una lingua foneticamente abbastanza povera e limitata. La lingua cinese ha un numero di sillabe, che non supera le 300, sillabe, a cui viene aggiunto un altro elemento che scatena un po' di difficoltà nei nostri apprendenti, cioè un elemento tonale. La lingua cinese è una lingua tonale, ma anche immaginando l'applicazione dei quattro toni di pronuncia di ciascuna sillaba, arriviamo a una copertura, da un punto di vista fonetico della lingua, assolutamente irrilevante. Che cosa vuol dire questo? Che nella lingua cinese l'omofonia è un tratto costante. Non basta dire che imparando uo al terzo tono io ho risolto, perché di parole, di elementi sintattici, di elementi semantici pronunciati uo al terzo tono ce ne saranno centinaia in cinese. Quindi è solo l'unione della pronuncia fonetica specifica a un carattere specifico e a un portato semantico specifico che ci darà l'informazione completa. E questo è un elemento di non facile superamento, perché ci obbliga a tre operazioni mentali di acquisizione mnemonica contemporanee. Cosa che normalmente nelle lingue occidentali non accade: una volta imparato l'alfabeto, l'acquisizione fonetica è data, rimane la lettura in sequenza e l'assimilazione del valore semantico del singolo aggregato. Questo è una grande difficoltà. E i singoli caratteri presenti nella lingua cinese sono stati, molti caduti in disuso sicuramente, ma sono stati numerati da una delle più importanti opere lessicologiche, che è il grande dizionario di Cansino, nel 1700, nell'ordine di 44.000 caratteri. Non solo sono 44.000 caratteri, ma i caratteri, laddove nella Cina antica la lingua cinese era una lingua tendenzialmente monosillabica, il bisillabismo e il polisillabismo invece è una tendenza sempre più marcata nella lingua cinese moderna, non solo da oggi, già a partire, diciamo, dal XVIII-XIX secolo. E oggi come oggi abbiamo una lingua potenzialmente polisillabica, il che vuol dire che non è il singolo carattere, ma l'insieme di uno, due, a volte anche tre caratteri a formare una parola. Ma soprattutto è una lingua fortemente in movimento, perché, come sappiamo tutti, come vediamo tutti quanti, la Cina è in questo momento un paese protagonista dei cambiamenti politici, economici e anche culturali dell'intero pianeta, il che vuol dire che la lingua di quel paese segue questi stessi cambiamenti, se ne fa motore, se ne fa interprete, che vuol dire che abbiamo una lingua che sta producendo e mettendo all'interno del suo contesto comunicativo un'enorme quantità di neologismi, che obbligano anche l'apprendente, che vuole in qualche maniera comunicare con la contemporaneità cinese, di farsene carico. A tutti questi problemi va poi aggiunto un elemento che io chiamo sempre un po' verghiano, ovvero la presenza estremamente marcata nella lingua cinese di citazioni letterarie, quello che normalmente in cinese si chiama Chen Yu, che può sembrare dalla traduzione di questa parola e sarebbe frase fatta, e potrebbe anche questo indurci in inganno. Non si tratta di normali frasi d'uso comune, idiomatiche, proverbi. Il Chen Yu è un'espressione che trae origine fortemente dalle citazioni dei classici letterari. Anche qui non immaginiamo con classici letterari soltanto i grandi romanzi o le grandi poesie, ma anche i grandi saggi filosofici, tutto quello che nella Cina antica era considerato letteratura alta. Ora, anche noi abbiamo dei residui di citazioni classiche, attraverso alcune citazioni latine che peraltro nelle giovani generazioni compaiono sempre meno frequentemente. Dobbiamo invece immaginare che queste citazioni letterarie, che funzionano sempre in una forma appunto in qualche maniera di aforisma, cioè simboleggiano una determinata circostanza o si usano per descrivere determinate situazioni o la natura di determinate persone. Questi Chen Yu sono un patrimonio collettivo condiviso da tutti, anche dalle nuovissime generazioni, e non conoscere queste forme espressive così frequenti nella lingua di ogni giorno vuol dire di nuovo mancare una capacità comunicativa. Questo anche per dirlo a quanti tra gli studenti, chi uscendo da un percorso di scuola superiore, chi viceversa
avendo già affrontato un inizio di studio della lingua cinese a livello universitario, pensa magari di utilizzare la lingua cinese esclusivamente nell'idea, nella prospettiva di un impegno a livello aziendale, per tutto, no? Volendo approcciare la Cina per tutto quello che è il successo economico che la Cina sta portando come immagine di sé. Beh, anche in quel caso, anche nella relazione sociale che ha come unico fine la stipula di contratti, l'ottenimento di un business, la conoscenza di queste espressioni letterarie è vitale. Io potrei scrivere un elenco sconfinato di aziende, ditte, che hanno fallito la loro missione imprenditoriale in Cina o anche solo quella commerciale per la mancanza di conoscenza di queste strutture comunicative che apparentemente sembrano, ripeto, un retaggio di culture ormai desuete, ma che viceversa ancora oggi sono carne viva e sangue che circola nella lingua del paese a cui ci si avvicina. Ecco, tutto questo ovviamente potrà sembrare scoraggiante come primo approccio alla lingua cinese, però è bene capire questo se ci si avvicina a questo studio della lingua. Tutti questi elementi fanno sì che l'apprendimento di questa lingua comporti un esercizio costante. La lingua cinese purtroppo non è una lingua in cui uno studente, un apprendente può dire seguo la lezione del docente, poi quando ci troviamo a 3 mesi dall'esame faccio una mia full immersion di studio e conquisto la conoscenza. È proprio una lingua che non permette un approccio di questo tipo allo studio, quindi ci deve essere una metodologia costante, di applicazione costante, e questo lo dico a partire dal docente. Il docente che non pratichi il cinese costantemente può misurare sulla sua pelle un deterioramento delle sue conoscenze nell'ordine del 10-15% per ogni anno, per dire che si allontanasse da una pratica costante della lingua, da una lettura costante di giornali cinesi o dei libri in cinese. Perché è una lingua che dà tanto quanto riceve. Più la studiamo, più la afferriamo, più la trascuriamo, più non capiamo che il tutto è nell'esercizio quotidiano e più lei se ne va. È una lingua che ci abbandona, non si sedimenta nel nostro conosciuto come fanno diverse di tutte le lingue alfabetiche in qualche maniera. Possiamo perdere una conoscenza lessicologica a livello di inglese, tedesco, spagnolo, ma magari non grammaticale, o magari, vuol dire, una volta che ci troviamo il testo di fronte siamo comunque in grado di leggere e tradurlo, anche se a memoria non ricordavamo che casa si dice house, una volta vista scritta verosimilmente potremmo riidentificarla perché abbiamo una conoscenza sedimentata. Tutte queste cose con il cinese non sono pensabili. La parola casa è jia, ma se voi non la scrivete, se voi non la usate nella vostra comunicazione, se voi non la leggete costantemente, dopo un anno, anche se il docente scrivesse il carattere jia, famiglia, alla lavagna, lo studente non sarebbe assolutamente in grado né di riconoscerlo, né di sapere come si pronuncia, né che cosa significa. Quindi è una sfida affascinantissima quella dello studio del cinese, che va fatta semplicemente con un minimo di attenzione, cioè non va presa come una lingua che può essere studiata nei ritagli di tempo. È una lingua che, ripeto, offre molto, soprattutto in un contesto storico come quello che stiamo vivendo, ma chiede anche molto a chi decide di studiarla. Quindi il mio suggerimento a chiunque voglia venire a studiare con noi è benvenuti, a braccia aperte, benvenuti, ma sappiate che state accettando una sfida di studio che dovrete portare avanti negli anni e che comporterà sacrificio e impegno costanti. Grazie.